Beh, per fiducia del magnifico rettore e la cortesia dei componenti del consiglio direttivo del centro, viene affidato a me il gradito compito di porgere il più cordiale saluto a tutti gli intervenuti. Ovviamente è un ringraziamento molto caloroso per aver accolto l'invito a prendere parte a questo incontro che si colloca in un momento particolare per il dibattito sulle terre di godimento collettivo e più brevemente sui cosiddetti usi civici. È un ringraziamento a quanti poi hanno voluto onorare questa giornata perché il centro è particolarmente lieto di annunciare, di vedere, ecco, realizzare quello che l'anno scorso avevamo solo deciso. Nella documentazione che voi avete ricevuto c'è l'avvio della pubblicazione Archivio Bolla Cervati, Scialoia Bolla, come rivista di studi sulla proprietà collettiva, ma accanto oggi viene costituita l'Associazione Guido Cervati per gli studi sulla proprietà collettiva. Quindi il gruppo pensante è uno strumento operativo di collegamento. Ringraziamento va prima di tutto ai componenti del comitato scientifico e ai presidenti di sezione che guideranno i lavori di questi tre momenti di incontro. Ma l'occasione anche per rivolgere un ringraziamento a quanti hanno collaborato alla vita e al buon funzionamento del centro. Mi è stato distribuito il testo di questo intervento per cui recupero un po' di tempo soltanto per dire quello che è l'obiettivo principale della riunione. Il tema della nostra riflessione è collocato cosa apprendere dalla proprietà collettiva, la tradizione fra consuetudine e modernità. Noi abbiamo nel nostro paese situazioni che possiamo chiamare le più tradizionali di rispetto della proprietà collettiva, abbiamo altre zone dove la modernità ha fatto non solo capolino, ma ha pervaso ormai queste strutture e possiamo dire questi sistemi. Quindi era un momento di riflessione, invocando per questo la collaborazione tra accademici e amministratori e responsabili degli enti della proprietà collettiva. Ecco, questo è un principio a cui noi teniamo molto, affinché l'attività di ricerca a livello accademico sappia cogliere e possa cogliere i momenti evolutivi e tolga anche gli amministratori una applicazione per un verso della giurisprudenza, soprattutto interessata verso un allontanamento dal principio della proprietà collettiva, quando non si arriva addirittura ad un accanimento della pubblica amministrazione contro questi sistemi di intervento. Che cosa, a mio modesto parere, ci insegnano i domini collettivi? I domini collettivi ci danno due insegnamenti, nella concezione dei sistemi sociali e in quelli della produzione creati dall'uomo. È chiaro che sul territorio di godimento collettivo noi troviamo due ordini di tecniche. Un ordine di tecniche relativo alla produzione, con le quali sono regolati i rapporti tra l'uomo e l'ambiente.
E in modo particolare questo insegnamento ci torna comodo nel momento attuale, dal momento in cui sono sollecitate da molte parti limiti alla creatività dell'uomo e all'ottimismo tecnologico. Il secondo ordine di insegnamenti comprende le tecniche di controllo territoriale, mediante le quali sono fissati invece i rapporti degli uomini fra di loro. Però queste tecniche ci rendono conto di quello che è il dominio più o meno esteso dello spazio comune. E in alcuni casi noi assistiamo ad un dominio in cui col titolo di proprietà si ha il pieno possesso del territorio e quindi si perviene al presidio stesso del territorio. Abbiamo altre situazioni dove invece il titolo di proprietà è spesso vuoto di contenuto e, come si usa in termini economici, siamo in presenza degli scrocconi, cioè di chi utilizza i servigi naturali finali offerto da questo patrimonio senza sostenere un costo della manutenzione. Ora, da questi due ordini di idee, di insegnamenti, noi abbiamo la possibilità di cogliere una cultura giuridico-istituzionale, una cultura della comunità, una cultura della protezione della natura, una cultura economica, una cultura tecnologica, una cultura della tutela del patrimonio e, in particolare, anche una cultura delle relazioni multisettoriali. Quello che mi preme però far osservare è come molto spesso, dal punto di vista economico, si considerano le terre collettive esclusivamente come capitale fondiario, dimenticando spesso l'altro contenuto altrettanto essenziale che è invece il concetto di patrimonio. Ora, se considerare le terre di collettivo godimento come capitale fondiario si rientra per la maggior parte nella regolamentazione proveniente dal mercato, il concetto di patrimonio invece richiede un comportamento diverso. Difatti, come sostiene qualcuno, il capitale si gestisce per aumentare, il patrimonio si gestisce invece per trasmetterlo. È chiaro che il patrimonio si trascina dietro tutta la cultura della comunità locale. Ci sono però alcuni aspetti che nella riunione odierna vale la pena a richiamare, che è quello, dicevo, del dibattito attuale. Il dibattito attuale lascia intendere qualche periodo di quasi di non sopravvivenza futura di questi sistemi. Dicevo prima, c'è un accanimento spesso da parte della pubblica amministrazione contro questi soggetti. E credo che sia opportuno far presente una connotazione, a mio modesto parere, di natura strettamente giuridica, che mentre sui beni collettivi degli enti non territoriali il diritto grava come diritto reale, sui beni degli enti territoriali il diritto grava come possibilità di trarre ogni utilità a favore dei consociati nell'ente territoriale. Quindi credo che sia opportuno tener conto nell'attività di gestione
quelli che sono gli orientamenti del legislatore sotto questo profilo. So che qualcuno dei partecipanti ha espresso notevoli preoccupazioni e sta elaborando un documento per sottoporre a conclusione di questi lavori alla valutazione dei partecipanti. L'altro punto che nel dibattito attuale sulla terra, sulla proprietà collettiva, riguarda invece lo spostamento della funzione da quella produttiva più tradizionale a cui si faceva riferimento esclusivamente per la produzione di beni, legna, foraggio, selvaggina, eccetera, alle due nuove funzioni più richieste, quella ecologica e soprattutto quella ricreativa. È chiaro che questi beni di natura collettiva costituiscono per buona parte l'offerta originaria per richiesta dai turisti. E quindi non bisogna dimenticare che la sovrastruttura turistica, le strutture alberghiere, di ristorazione, eccetera, e la stessa infrastruttura turistica, la viabilità, gli impianti di risalita, sono semplicemente dei mezzi per il consumo del capitale originario dato dai fattori naturali. Per cui vige o è importante mettere in essere un rapporto di complementarietà tra la componente artificializzata del terreno e la componente naturale. Terzo punto, e chiudo, è il richiamo che i documenti più recenti, in particolare la Convenzione Europea di Firenze del 2000 sul paesaggio, dicevo, richiama l'importanza della comunità locale. Individua paesaggio naturale e paesaggio curato, però sia nell'uno che nell'altro caso gli estensori di questo importante documento invitano a non tenere disgiunto il paesaggio dalla comunità locale, perché è la comunità locale che esprime attraverso il sapere diffuso quelli che sono gli elementi della storia e gli elementi della sua cultura li ha codificati anche in quelle regole e negli elementi materiali. La comunità locale diventa allora un soggetto neo-istituzionale per endogenizzare gli stimoli provenienti dal suo esterno per la valorizzazione della risorsa, ma soprattutto per trattenere in loco gli effetti moltiplicativi. Ragion per cui credo che sia interessante ripetere, nonostante la distanza di tempo, quello che diceva un illustre economista agrario italiano, il Serpieri. Diceva Serpieri: questi godimenti collettivi vanno disciplinati, non soppressi. In questi terreni comuni il montanaro trova integrazioni essenziali ai suoi beni privati e al bilancio domestico. Essi devono essere quindi conservati e migliorati per il godimento diretto, disciplinato, ma rispettato, non solo da parte degli stessi montanari, ma anche da parte delle popolazioni non residenti. La sottrazione alla comunità locale di questi beni o la sottrazione delle loro utilità ai montanari, anche per necessità di bilancio comunale, fatti più volte avvenuti o tentati, sono di grave pregiudizio ad una sana, equilibrata economia della montagna. Ciò che è detto per la montagna vale anche per la pianura, come insegnano le esperienze e la competente gestione patrimoniale di molti enti collettivi e territoriali operanti nel nostro Paese. Dai contributi degli autorevoli relatori,
da chi ha predisposto un'apposita comunicazione, dagli interventi di chi vorrà arricchire il dibattito, il Consiglio Direttivo del Centro si augura un fecondo lavoro e proficui risultati. Grazie. Io che mi trovo a presiedere questa seduta così imprevedibilmente e devo essere prima di tutto grato agli organizzatori che mi hanno chiamato e immediatamente dare il benvenuto, la buonasera a tutti i presenti e sentite l'importanza delle cose che ha detto il professor Nervi e quanta carne c'è al fuoco per discutere questi problemi sulle proprietà collettive. Cerco di ridurre al minimo i tempi morti e do la parola al professor Diego Quaglioni, preside della Facoltà di Giurisprudenza, per un breve saluto e dopo daremo subito la parola all'importante relazione del professor Stella Richter che ci intratterrà su proprietà collettive, usi civici e interesse pubblico. Prego il professor Quaglioni. Naturalmente non solo il mio personale saluto, ma il saluto della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, il saluto di tutti i colleghi della Facoltà, agli illustri oratori e a tutti coloro che sono intervenuti a questa 8ª riunione scientifica del Centro Studi e Documentazione sui Demani Civici e le Proprietà Collettive. Collega Nervi, così come era suo dovere, è entrato nel merito del tema di questo 8º incontro, che cosa prendere dalla proprietà collettiva, la consuetudine fra tradizione e modernità. Io me ne astengo perché altra volta mi è toccato di parlare su questo tema, sul tema della consuetudine e di intrattenere gli ospiti a questo incontro su un tema così grande e così a lungo frequentato dalla tradizione storiografica nostra, soprattutto in ambito giuridico. Lo dico appunto davanti a Paolo Grossi, a Filippo Liotta e a Vincenzo Ferrari e a tanti altri studiosi di altissima statura che su questo tema si sono confrontati, con studi di capitale importanza. È opportuno che oggi si parli ancora di consuetudine e che se ne parli appunto sottolineando il nesso tradizione-modernità. Ma le cose che diceva prima Pietro Nervi sul terreno dell'economia e del rapporto tra economia e territorio se ne potrebbero aggiungere ancora molte, che riguardano il rapporto tra il territorio e il suo diritto e i suoi diritti e le forme storiche, così come attuali, ma mi piacerebbe dire le forme storicamente attuali, ecco, della disciplina giuridica del territorio. Sono particolarmente contento di rivolgervi un saluto perché siamo appunto all'8ª riunione scientifica e con questa 8ª riunione scientifica il centro dimostra di avere superato ampiamente quel momento originario, fondativo, quasi eroico, insomma, dello slancio dei primi anni e di essersi avviato verso una compiuta istituzionalizzazione. Trento è nota nel panorama universitario e no, d'Italia e anche fuori d'Italia, per molte cose è nota anche per il centro e per l'attività del centro. Il centro, grazie all'attività instancabile di
di Pietro Nervi, attività che io osservo da giurisprudenza, insomma, grazie all'attività di Pietro Nervi il centro è diventato veramente un punto di riferimento importante, ma è diventato anche un luogo di studio, di raccolta di documentazione, di materiali. Penso che si possa dire che si tratta di una delle esperienze migliori che l'Università di Trento abbia fatto in questi anni e non solo a suo proprio vantaggio. Lo dico pensando alle difficoltà che oggi affronta l'Università italiana e lo dico pensando anche alle difficoltà che sono davanti a tutti e in particolare a chi ha intrapreso attività diciamo di tipo pionieristico. Non è facile condurre un centro come questo, non è facile sperare di vederlo prosperare ancora. Abbiamo davanti a noi problemi che sono anche problemi di finanziamento. Spero che il futuro sia ancora propizio, insomma, all'attività del centro di studi, che come sapete bandisce anche ogni anno due borse destinate a giovani studiosi che vogliono cimentarsi con i temi che sono cari al centro di studi e che quindi è diventato anche un piccolo seminario di studi e di studiosi giovani. Mi auguro davvero che questa ottava riunione serva a rilanciare ulteriormente i nostri lavori e l'interesse esterno anche all'università per l'attività del centro di studi. Auguri di buon lavoro. Ringraziamo del saluto e degli auguri del professor Quaglioni che rappresenta tutta l'Università di Trento e noi gli siamo davvero grati per l'ospitalità e l'accoglienza. Per non perdere tempo passo subito la parola al professor Paolo Stella Richter che ci parlerà sulla proprietà collettiva e usi civici e interesse pubblico. Prego. Chiunque segua la produzione giuspubblicistica sa che la produzione è ormai diventata enorme per ragioni di concorsi universitari prevalentemente. Da parte degli storici e degli studiosi del diritto agrario. Questa ignoranza della materia da parte dei miei colleghi, e anche mia, vi dirò, deriva secondo me da due ragioni. La prima è la diffusa convinzione che si tratti di un istituto ormai superato nell'età moderna, di un relitto del Medioevo che ci trasciniamo dietro e di cui forse non vale la pena di occuparsi troppo. La seconda convinzione deriva dal fatto che sono state scritte cose importanti e la materia sembra ormai definitivamente assestata e conosciuta, per cui non c'è più nulla da scoprire, per così dire, in punto di diritto. Io credo che né l'una né l'altra cosa siano esatte e da condividere. Comunque, certamente non è da condividere l'idea che sia un istituto che ormai non serve più. Parliamo ovviamente degli usi civici in generale e della proprietà collettiva in particolare. Per vedere a cosa ancora serve la proprietà collettiva e cosa forse c'è da dire in punto di diritto, credo sia il caso, lo faccio più per me che per gli ascoltatori, di riassumere brevemente i termini della impostazione giuridica corrente. Correntemente, sulle tracce della legge del 27, si distingue tra
gli usi civici in senso proprio e le proprietà collettive. I primi sono diritti di godimento di collettività su terreni di dominio privato, in cui ciascun componente della collettività può, uti singulus, soddisfare direttamente propri interessi, prevalentemente di natura primaria, ma anche in questo caso si dice questa proprietà collettiva, perché è pur sempre un diritto della collettività di natura reale, dà luogo all'esistenza di una cosa pubblica, di una cosa cioè che ha un rilievo pubblicistico. Ancora più evidente è la situazione delle proprietà collettive, in cui cioè effettivamente proprietaria, non solo rappresentante di diritti di godimento, è l'intera collettività, amministrata poi da un'associazione, dal comune, da una frazione del comune. Questo ha poca importanza. A differenza degli usi civici in senso stretto, che secondo la legge del 27 sono destinati ad essere liquidati, la proprietà collettiva è destinata a rimanere anche per il futuro. I passaggi sono noti: un procedimento di accertamento della natura dei terreni, della loro possibile utilizzazione forestale, cioè boschiva o pascoliva, e la assegnazione a una delle due categorie, di cui la prima è quella propriamente forestale e l'altra è per la utilizzazione e lo sfruttamento della produzione agraria. L'idea che è alla base di questa costruzione è che nel diritto moderno ogni situazione soggettiva debba essere imputata necessariamente a un soggetto, cioè che ci sia una chiara appartenenza di ogni bene. Qui l'appartenenza è identificata nella collettività locale, i cui membri hanno i diritti di uso di cui stiamo parlando. Questa, molto in breve, perché ovviamente è conosciuta, è la situazione, la ricostruzione della dottrina corrente. Io, studiando la legge del 27, ma soprattutto le leggi successive, sono venuto nella convinzione che le cose stiano in modo parzialmente diverso. La tesi che vi sottopongo, con molta umiltà, perché so che è una materia difficile e so che posso avere idee non condivisibili. La tesi che intendo sostenere, vi dicevo, è che, per prima cosa, il problema dell'appartenenza sia in realtà un falso problema, o comunque un problema di non grande rilevanza, perché ciò che conta è la concreta individuazione della disciplina applicabile, non la individuazione del soggetto a cui imputare a titolo di proprietà questi diritti. Il secondo punto della tesi che vi sottopongo è che il diritto dei membri della collettività, cioè dei soggetti che, uti singuli, possono soddisfare i loro interessi, sia, almeno a decorrere dal 1927, data della legge di riordino degli usi civici, un diritto di natura privatistica. Diritto che si atteggia piuttosto come un diritto di uso che come un diritto di proprietà.
Il terzo punto è che la disciplina pubblicistica di questi terreni ci sia, indubbiamente, ma che abbia un fondamento diverso, proprio in base alla legge del 27, è un fondamento ulteriormente diverso, cioè che è ulteriormente cambiato l'interesse pubblico di carattere generale che giustifica una disciplina pubblicistica di queste terre, con il 1985, data della nota cosiddetta legge Galasso. Che senso ha questo tentativo di ricostruzione? A mio avviso può essere utile per dare fondamento all'attualità e all'importanza della materia, anche e soprattutto in relazione a una serie di progetti e di disegni di legge che si propongono di sopprimere definitivamente, non di liquidare come voleva la legge del 27, i diritti di uso civico, latamente intesi, quindi anche le proprietà collettive. Già anche nella presente legislatura ci sono proposte di legge in tal senso, no, disegni di legge governativi no. Dato di partenza del ragionamento è costituito dalla constatazione piuttosto comune che anche gli istituti giuridici, come le persone, possono invecchiare, possono cambiare, possono trasformarsi, che cioè un istituto nato alcuni secoli or sono con certe caratteristiche possa trasformarsi e servire da supporto a finalità diverse da quelle originarie. E che le finalità, o quantomeno che le esigenze che queste terre sono state in grado di soddisfare, siano cambiate, è credo cosa di comune constatazione, nel senso che in una economia di consumo in cui gli usi di rapina erano vitali per la popolazione, siamo passati ad una economia di mercato nella quale i beni vengono acquistati, la legna non viene presa dal bosco ma comprata, i frutti di bosco sono in vendita nei negozi. È chiaro che c'è ancora qualcuno che va a soddisfare direttamente questi bisogni, ma io credo che lo faccia più per svago che per effettiva necessità di sostentamento. E quindi è ragionevole pensare che il permanere di una disciplina pubblicistica di queste terre sia dovuto ad esigenze diverse o comunque più generalmente sentite di quelle originarie. Ora, come stanno le cose con l'avvento della legge del 27? E qui il meccanismo è dichiaratamente preordinato a accertare se degli interessi ritenuti all'epoca essenziali per la collettività nazionale, quali la conservazione di quella fonte di ricchezza che era la produzione del legno e la conservazione del territorio per la difesa del sistema idrologico delle nostre montagne, per un verso, e quale la produzione agricola, per altro verso, là dove le terre
fossero state idonee alla coltivazione, è dichiarata così evidentemente prevalente da preordinare tutto un meccanismo per l'accertamento di questa diversa natura e così l'assegnazione a categoria e così ancora il diverso finale regime che era per la categoria A la conservazione, per la categoria B la assegnazione per una migliore produzione a singoli coltivatori. Ecco allora che tutta la legge del 27 appare, almeno agli occhi di oggi, non tanto come un meccanismo a quel punto evidentemente eccessivamente complesso, direi con una evidente sproporzione del mezzo rispetto al fine, per conservare quei diritti che erano all'origine dell'istituto e che erano sostanzialmente poco rispondenti alla realtà economica sopravvenuta, pur anco quasi 80 anni fa, ma erano preordinati ad una finalità conservativa e produttiva nuova e diversa. Questo, che è evidente sotto il profilo sociologico ed economico, cioè la scarsa importanza che ormai aveva il diritto di abbeverare il bestiame, di raccogliere legna per uso domestico, raccogliere altri beni per lo stretto uso della propria famiglia, accompagnato dalla natura meramente patrimoniale di queste soddisfazioni. Cioè appare strano un regime pubblicistico preordinato a salvaguardare limitati interessi di natura patrimoniale di certi soggetti. Appare anche, a mio avviso, superabile sotto il profilo della disciplina giuridica riservata a queste terre. Nel senso che, per esempio, l'affermazione della indisponibilità dei terreni se non con il consenso di tutti gli aventi diritto, cioè tutti gli appartenenti alla collettività, il principio calatis comitis nemine discrepante, è un principio che non è affatto proprio di queste collettività, è un principio proprio di qualunque comunione. L'alienazione completa del bene presuppone il consenso di tutti i comproprietari. D'altro canto, la legge del 27 dice espressamente che gli usi civici non potranno nel loro esercizio eccedere i limiti stabiliti dall'articolo, allora c'era altro codice, oggi 1021 del codice civile, cioè dai limiti propri della disciplina del diritto d'uso, che è un diritto di godimento per soddisfazione personale di natura strettamente privatistica che non ha nessuna connotazione di natura pubblicistica. Ancora, la legge del 27 prevede espressamente la possibilità di far dichiarare, sebbene con delle limitazioni nella facoltà di prova, nel senso che in quei casi è ammessa solo la prova documentale, anche diritti di uso il cui esercizio è cessato anteriormente al 1800, dice espressamente la norma. Ora, a me non sembra ragionevole ipotizzare che il legislatore con tale norma, cioè dicendo che anche i diritti non più da alcuno usati da epoca anteriore al 1800, che rispetto al 1927 erano sempre 127 anni prima, si sia preoccupato di garantire la soddisfazione di bisogni
che nessuno avvertiva da almeno 127 anni. Evidentemente il salvare gli usi civici scomparsi da oltre un secolo deve avere un significato diverso, è un recupero di una occasione per tutelare un interesse nuovo e diverso che non l'interesse di nessuno. Di nessuno dei viventi, salvo chi non avesse più di 127 anni. Infine, il regime della legge del 27 non è affatto di una assoluta inalienabilità e neppure di una limitata alienabilità riservata alla collettività. In realtà, come insegna chi si è occupato della materia, le terre sono inalienabili, ma il limite può essere rimosso da una determinazione discrezionale dell'amministrazione, allora del Ministero, oggi della Regione, e quindi in realtà la possibilità dell'alienazione è legata alla volontà di un soggetto diverso dalla collettività o dal suo amministratore, comune, frazione o associazione, che secondo la teoria dominante sarebbe titolare del diritto di proprietà su queste terre. Ecco perché io ritengo che il regime pubblicistico abbia dal 27 una finalità diversa e più generale, di cui oggi è titolare la Regione, che è appunto la finalità, nella legge del 27, di valorizzare la produttività, sia essa del legno, sia essa dell'agricoltura, del legno naturalmente in un'epoca in cui il legno era una materia più essenziale di oggi, che è l'epoca della plastica e delle materie artificiali. Che cosa è cambiato dal 1927? Dal 1927 è cambiata l'attenzione, da un lato, a questi stessi profili di produttività economica, nel senso che anche l'agricoltura, come la produzione del legname, non ha più l'importanza di una volta. Si è passati ancora ad un'altra forma di economia che è prima l'economia industriale e oggi prevalentemente l'economia post-industriale. Quindi quelle finalità primarie che hanno spinto il legislatore del 27 alla introduzione o al mantenimento sott'altro aspetto di una disciplina pubblicistica di queste terre, ha richiesto un ulteriore intervento volto a soddisfare un ulteriore e diverso interesse della collettività generale. Il fondamento della disciplina pubblicistica di queste terre è divenuto dal 1985 la finalità ecologico-ambientale. Badate bene che con la Galasso si assoggetta alla particolare tutela del formalmente paesaggio, ma in realtà qualcosa di più sostanziale del paesaggio, tutte le terre assoggettate ad usi civici, indipendentemente non solo dall'essere usi civici in senso stretto o proprietà collettive vere e proprie, ma indipendentemente dall'essere o non essere avvenuta l'assegnazione a categoria e indipendentemente dal fatto che sia avvenuta a favore della categoria A o a favore della categoria B. In altri termini, la tutela della legge dell'85 prescinde completamente dalle caratteristiche intrinseche del bene. Ciò che conta è che un bene che si è conservato sino ad oggi sostanzialmente intatto nei suoi profili naturalistici. Questo è quello che conta.
il bene di carattere generale da tutelare è la integrità di questa parte del nostro paese. Il testo unico sui beni culturali e ambientali del 99 parla in questi casi espressamente non più di beni paesaggistici, ma di beni paesaggistici e ambientali. Cioè c'è proprio un passo esplicito nella direzione di una diversa nozione di paesaggio, che peraltro era già un dato acquisito da parte della giurisprudenza della Corte Costituzionale e dall'altra giurisprudenza a seguire, nel senso che non è più difeso il valore estetico che si attribuiva in precedenza, secondo la legge del 39, al paesaggio, ma è tutelata la connotazione strutturale del nostro paese, cioè le caratteristiche essenziali sopprimendo le quali il nostro paese non è più quello. Secondo alcuni può addirittura in rari casi essere anche più bello, ma certamente non è più quello. Quindi una difesa della connotazione geografica naturale, delle caratteristiche per le quali l'Italia è quello che è e gli altri paesi sono quello che sono. E allora, qual è il panorama complessivo della vicenda storica, così come ho creduto di vederla? Una vicenda storica in cui fino all'inizio del 1900 c'era effettivamente una realtà economica che portava legittimamente a riconoscere la proprietà delle collettività locali, perché questo era il regime positivo e questo era l'effettivo interesse forte di sopravvivenza reale delle popolazioni insediate in questi territori. Un secondo regime successivo alla legge del 27, costituito dal prevalere di esigenze di produttività e di conservazione di interesse nazionale, produttività e conservazione propri dello stato dell'economia nel 1927 e nei decenni immediatamente successivi. Un terzo elemento di connotazione diversa, pubblicistica, che si ha con la tutela ambientale estesa indiscriminatamente a tutte queste leggi, dalla legge Galasso, con le connotazioni che non è più un problema di tutela del paesaggio come bello, ma è un problema di tutela dell'ambiente come caratteristiche strutturali connaturali del nostro paese, e quindi un sistema nuovo e diverso che viene preso in considerazione dal nuovo testo della Costituzione, cioè dal nuovo titolo quinto della Costituzione, nel senso che prevalente ormai sia l'interesse alla tutela dell'ambiente, che non a caso il 117 della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, che invece si debba distinguere rispetto alla tutela del bene ambientale il momento della valorizzazione dei beni ambientali, che è oggetto di una diversa previsione del 117, nel senso che la valorizzazione è materia attribuita alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni e che costituisce il momento propulsivo e non di mera tutela conservativa di questi beni. Che cos'è la valorizzazione dei beni culturali e ambientali secondo la legge, non secondo la legge seria, non secondo la legge istitutiva della patrimonio S.p.A. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali non vuol dire fare quattrini. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali vuol dire, in senso tecnico, consentire la fruizione di questi beni da parte della più vasta sfera di utenti.
cioè ampliare il godimento collettivo dei beni culturali e ambientali. Questo vuol dire in senso tecnico valorizzazione, non metterli all'asta, come crede l'ultimo legislatore. Allora, la previsione costituzionale di una potestà legislativa dello Stato e delle regioni di valorizzazione dei beni ambientali è, a mio avviso, anche attribuzione di un preciso compito allo Stato e alle regioni di moltiplicare e consentire il sempre maggiore godimento da parte della collettività di questi beni. Godimento che ha ad oggetto non lo sfruttamento patrimoniale di questi beni, come avviene nell'esercizio dei singoli diritti di uso civico, ma sfruttamento che non è consumazione del bene inteso come bene non patrimoniale, il cui uso è ripetibile all'infinito purché non cambi le caratteristiche del bene. Ecco, io credo che la garanzia di un futuro degli usi civici, la sopravvivenza dello Stato di queste terre sia legato alla consapevolezza di questo preciso compito delle regioni, qui anche evidentemente delle province autonome che hanno potestà legislativa, di assicurare il permanere, la conservazione e il godimento di queste terre da parte dell'intera collettività nazionale. Con il che io ho esposto la visione di chi non ha vissuto la vita di questi beni e lo studio storico di questi beni. Ho esposto l'opinione di chi si accosta a questa materia con gli occhi del diritto pubblico odierno. Se mi farete presente quali sono le obiezioni, ovviamente mi farete una diretta cortesia. Grazie. Ringraziamo il professor Stella Richter per questa limpida e interessante relazione che ci ha messo davanti alla situazione attuale della legislazione e quali sono dal suo punto di vista scopi e finalità di questa legislazione. Abbiamo un brevissimo spazio di tempo per fare un paio di domande e poi il professore risponderà se c'è qualcuno interessato. Ecco laggiù Johnson. Può venire qui così l'ascoltiamo. Chiedevo al professore questo, sul concetto di inalienabilità di queste terre. Mi è sembrato di capire dalla sua relazione, forse posso essermi sbagliato, il fatto che l'amministrazione pubblica poteva per in certi particolari momenti prevedere l'alienazione di questi beni. Ecco, io invece credo che la legge che bisogna distinguere due aspetti, cioè le terre che dalla legge del 27 non erano ancora state messe a categoria, potevano essere alienate solo se c'erano degli interventi particolari, cioè elettrodotto, opere di particolare difesa idrogeologica. Mentre invece tutte le altre, e nell'altra condizione, cioè quando i terreni erano già assegnati a categoria, era possibile l'alienabilità solo per le terre agrarie, non per i boschi né per i pascoli. Ecco, era questo chiarimento che mi interessava sapere. Dunque, allora,
dice l'articolo 12 della legge del 27 che per i terreni di cui alla lettera A, quindi quelli assegnati alla categoria dei boschi, i comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione, la legge dell'epoca, del Ministero dell'Economia Nazionale, oggi delle regioni, alienarli o mutarne la destinazione. Si ritiene, questo c'è un bel libro di Cerulli Relli sulla materia, forse lo scritto più ampio sulla materia, che su questo si sofferma assai, dicendo in sostanza che è la regione con la sua determinazione discrezionale che può decidere se possono essere o no alienati. Quindi questa inalienabilità è rimuovibile e alla stessa Corte Costituzionale parla di alienabilità controllata, proprio per le terre di categoria A. D'altronde c'è la norma espressa. C'è un'altra domanda? Sì, e poi facciamo una è una domanda di principio che deriva anche dalla mia esperienza. Se ho ben capito, il professore mi scuserà perché sono arrivato a metà della sua relazione, se ho ben capito, nella evoluzione che ha tracciato, nello schizzo evolutivo della normativa e della sua interpretazione attuale, mi pare che si siano perduti le caratteristiche, le connotazioni di proprietà dei beni civici, perché le proprietà civiche erano beni appartenenti a una collettività di soggetti, ma una collettività determinata, e dunque potevano ricadere nel concetto generale di proprietà come potere di escludere anche i terzi, di godere delle terre, ma di escludere delle utilità particolari che danno le terre, ma di escludere comunque i terzi. La cosa si è nel concreto attenuata. Ecco, non mi sembra però, dico la mia opinione, non mi sembra che l'aggiunta di una valorizzazione ambientale venga a rompere dall'interno questa connotazione. La valorizzazione ambientale è un interesse diffuso di tutti i cittadini, mentre l'interesse economico di queste terre, cioè le utilità economiche che queste terre possono dare, è riservato alle collettività. Allora, se questo è vero, la prima cosa da fare è recuperare questa riserva e tutelarla, perché oggi le terre civiche non sono di fatto più tutelate da nessuno, non sono più riservate a nessuno, sono oggetto di continue usurpazioni. Grazie. La domanda mi fa piacere perché serve a chiarire il mio pensiero. Io ritengo che si debba distinguere tra un godimento del profilo economico di questi beni, relativo all'acquisizione dei frutti, che rimane oggetto indiscusso dei diritti di uso civico. Cioè, non dico che tutta la popolazione italiana possa andare a prendere la legna o il materiale da costruzione o quant'altro da queste terre, nel modo più assoluto. Dico che altra cosa è il bene economico produttivo di frutti che oggi hanno un significato economico relativo, e altra cosa è il bene ambientale come oggetto di un godimento che non è di consumo e di rapina, o meglio, non è di prelievo di frutti e non ha contenuto economico. Questo secondo concorrente diritto odierno di tutta la collettività sui beni ambientali, la Costituzione dice che deve essere valorizzato. Io tengo a sottolineare questo perché nell'uso corrente, e ahimè anche nell'uso del più recente legislatore, valorizzazione significa dare valore economico, significa aumentare il prezzo di un bene che si vende. Ecco, qui
vorrei essere molto chiaro, la valorizzazione nel testo unico 490 del 99, in tutte le leggi sui beni culturali e ambientali, è l'apertura al godimento pubblico, che è una cosa completamente diversa, è la fruizione del bene collettivo, del bene immateriale, culturale, non economico collettivo. Se è vero che c'è questa finalità costituzionalmente ora assicurata e imposta a Stato e Regioni di consentire la fruizione massima possibile nel rispetto della conservazione, questo è ovvio perché la conservazione è il presupposto indispensabile perché ci possa essere un continuato godimento, quindi è chiaro che va tutelato, ci mancherebbe altro, ho premesso che la tutela del bene ambientale è addirittura compito dello Stato e non compito oggetto di potestà legislativa concorrente, è oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato. Nel rispetto delle esigenze della conservazione, il godimento va ampliato ad ogni possibile, quindi non vanno chiuse, ecco, voglio dire, riservato il prelievo dei frutti ai titolari degli usi civici, va però consentito il concorrente godimento del bene ambientale che è di tutti, a tutti i possibili utenti. Certo, c'è un grosso problema di contemperamento delle due cose. Non credo che sia facile tutto ciò, però oggi ci sono queste due finalità, di cui la seconda è pubblicistica, la prima ha natura privatistica, perché l'andare a prendere i frutti del bosco è un interesse di natura privatistica, è un diritto di godimento, diritto d'uso previsto dal codice civile, non è una finalità dell'ordinamento, secondo me. Grazie per... Sì, io volevo... Sì, si sente? Il professor Cervati ci insegnava che l'uso civico si connatura veramente in un diritto di proprietà. Diritto di uso di una cosa senza possedere la cosa non ha nessun significato. Quindi diritto d'uso della cosa, e la cosa è un'unica realtà si compenetra. Per cui si tratta di tutelare una proprietà, non il diritto di andare a raccogliere i frutti del bosco o dei beni di uso civico, ma il diritto di avere questa proprietà e di poterne disporne collettivamente, secondo le proprie necessità. Quindi è un diritto di proprietà, non è, vorremmo togliere questa parola di uso come se fosse soltanto il diritto di usare la cosa, è un diritto di usare la cosa come cosa propria. Questo è un punto. Poi la prossima domanda vorrei fare, che senso ha la legge Galasso, il vincolo paesistico della Galasso sulle terre che non sono più fruibili in nessun modo dal punto di vista agricolo? Le città, una gran parte di Roma è così edificata, il vincolo ambientale paesistico sulle zone, sui paesi, intere città edificate, o sulle terre private gravate dal uso civico, che sono proprietà private. È così, come diceva, però mi sembra che non abbia senso una cosa del genere. Grazie. Dunque, sul primo punto, lo so che la teoria dominante è l'altra, mi è ben nota. Il problema è, a mio avviso, che quest'idea, che secondo me ormai ottocentesca, neanche del XX secolo, che ogni cosa debba avere un proprietario, è un problema finto. Ci sono beni che vedono la concorrenza di più diversi diritti di proprietà. La proprietà divisa, l'enfiteusi, sono forme illimitate. Lo studio di Bugliatti ormai ha fatto scuola.
ci sono tante forme di proprietà, ci sono tante forme di concorso di diritti, chiamiamoli reali, nel senso di tali da dare diretta soddisfazione sulla cosa, sulla res, sullo stesso bene. Il problema di sapere chi è il proprietario è un problema che non mi commuove minimamente. Io voglio sapere come sono tutelati gli interessi inerenti a un certo bene. Comunque, vogliamo parlare di proprietà? Beh, allora io dico che proprietario non lo è la collettività, perché se la proprietà è il diritto di godere e di disporre di un certo bene, dinanzi a una situazione in cui il diritto di disporre certamente non c'è, perché semmai appartiene alla regione, che può renderla alienabile. Il diritto di godere è limitato all'esercizio di un godimento che non ecceda ai limiti del diritto d'uso, dice espressamente la legge, cioè di trarre quella soddisfazione diretta nei limiti delle esigenze della propria famiglia. Io credo che un godimento pieno consenta anche di prendere il bene, i prodotti, e andarli a vendere, per esempio. L'uso civico questo non lo dà. Allora, un diritto che non comporta la facoltà di disporre e comporta una possibilità di godimento limitata al diritto d'uso, per me è un diritto d'uso, non è un diritto di proprietà. Comunque, ripeto, è un non problema. Vogliamo dire che la proprietà collettiva è della collettività? Benissimo, che mi interessa? Io voglio sapere come è disciplinata. Questo mi interessa. Io sono un giurista positivo, perché ci sono, naturalmente ci sono tante correnti, ci sono anche c'è il giusnaturalismo, cioè oggi prevale il giuspositivismo. Io sono allievo di Giannini, sono giuspositivista. Poi se a lei piace dire che la situazione è quella ancora di 200 anni fa, per me va benissimo, forse è più idealista di me, però facciamo un altro mestiere. Che senso ha, vengo al secondo punto, il vincolo su beni che non sono più suscettibili di utilizzazione agraria perché sono stati trasformati o addirittura sono di proprietà privata? Su questo secondo punto credo che abbia moltissimo senso, perché proprio perché è di proprietà privata io tanto più voglio un regime pubblicistico che ne imponga la conservazione delle sue caratteristiche ambientali. Dove certo c'è un insediamento il problema è un po' diverso, anche se il paesaggio ormai è anche il paesaggio antropizzato, perché non è che il paesaggio è solo quello naturalistico, questo è un concetto da tempo acquisito, forse non era così nel 1939, ma certamente è così da 30 o 40 anni a questa parte. Comunque certo è vero che il problema grosso degli usi civici è un problema di certezza del diritto laddove ormai ci sono le abitazioni e viene comprato e venduto il bene. Qui veramente, se c'è qualche notaio sa quante guai fanno passare, l'uso civico diventa una mina vagante, perché uno crede attraverso la conservatoria dei registri immobiliari, qui attraverso il libro delle intavolazioni, di essere sicuro che quel bene è liberamente acquistabile, edificabile, e poi si accorge che in realtà è vincolato all'uso civico. Quindi è l'unico, in questo senso sì, un relitto pre-rivoluzione francese, perché insomma la proprietà è diventata proprietà individuale, proprietà atta al commercio giuridico con la rivoluzione francese, tant'è vero che i paesi che non hanno avuto la rivoluzione francese, in Inghilterra c'è ancora il lease, c'è ancora la superficie, c'è ancora il land, il diritto del lord, il landlord che alla scadenza del lease ridiventa proprietario del fabbricato. Ma da noi indubbiamente la proprietà è soprattutto una proprietà libera da vincoli e commerciabile, di cui l'esistenza di vincoli è comunque oggettivamente accertabile. Negli usi civici non è così.
negli usi civici si hanno comuni che deliberano piani di zona di insediamenti di, una volta edilizia economica e popolare, ma volete più elegantemente edilizia residenziale pubblica, e poi si accorge, perché viene fuori la questione del commissario, che sono terre di uso civico dove è tutto abusivo, fatto dal comune, guardate bene. Beh, questo certamente è un aspetto che meriterebbe forse un qualche aggiustamento. Grazie ai richiedenti chiarimenti, grazie al professor Stella Richter. Sospendiamo la seduta per un quarto d'ora, c'è un break caffè.